Sono figlio di Fiesole e Roma, sono nato tra il verde e il turchino, nella culla piangevo in latino, da ragazzo inventai un nuovo idioma, ho insegnato a parlare toscano a milioni di genti lontane. Con l'amico Lorenzo Andreaggi, che ha avuto un'idea secondo me bella, e io sono contento di poter collaborare con lui. Si fa qualcosa per la canzone italiana, perché la canzone italiana non esiste più. Oggi facciamo la presentazione ufficiale dell'inizio del progetto discografico Italia, America e Ritorno. Ed è per me una grande soddisfazione, un grande onore e anche una grande responsabilità. Insomma, portare avanti quella che è una voce mondiale come quella di Narciso Parigi è veramente un grande compito. Insomma, spero di poterlo fare bene. E poi canta bene, le cose che canta, le canta bene, quelle canta con le vive. E non sento più cantare bene come lui. E poi c'è passione, perché nella vita per le cose ci può passione. Lui c'ha passione a fare questa cosa, sicché la fa bene. E poi io l'ho sentito cantare, ma mi piace come canta. E lui mi propose di ricantare queste canzoni. Ma poi è piaciuto a tutti, guarda, c'era gente lì. Lorenzo è molto bravo, le canzoni sono meravigliose. Ma Lorenzo le canta bene, meglio c'è verso. Una grande sfida quella di portare nuovamente le canzoni di Narciso Parigi con un nuovo disco cantato da un talento emergente. È una sfida ma è anche un grande onore, perché Narciso è una persona che io adoro. Sono amico con lui da 25 anni, è una persona che ha fatto tanto per la musica italiana. Credo che passare il testimone a un giovane oggi abbia un significato assolutamente importante e particolare, ma soprattutto per quello che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi Narciso Parigi per tutti noi. All'estero è conosciutissimo, a Firenze è amatissimo. Sorridente come sempre, ironico, pronto alla battuta, Narciso Parigi è stato accolto in Palazzo Vecchio a Firenze per il lancio del progetto discografico Italia, America e Ritorno. Un progetto che è anche il passaggio di testimone al giovane Lorenzo Andreaggi, il quale con questo disco porterà nel mondo le canzoni di Narciso Parigi, tra cui due dedicate a Firenze. Oltre che un grande cantante, un grande fiorentino, Narciso Parigi è sempre stato caratterizzato da una straordinaria generosità che oggi a 90 anni vediamo ancora nel suo sorriso e nello stato d'animo che è ancora quello di un bambino. Sono canzoni melodiche, sì, italiane, che scrisse per Dean Martin, per veramente artisti e cantanti eccezionali di quell'epoca e che spero di ricantare bene in questo disco. È una scelta secondo me ancora più moderna, perché sei avanti. C'è un progetto molto importante che stai promuovendo, ovvero un disco con il grande Narciso Parigi. Io scrissi una lettera a Narciso Parigi, andai a casa sua, iniziò un'amicizia, una vera amicizia. Mi sentì cantare e da lì è nato questo grande progetto discografico. Narciso Parigi ha avuto una carriera incredibile in America per oltre 40 anni. È un giorno molto importante per Firenze. Narciso Parigi investe ufficialmente Lorenzo Andreaggi passandogli il testimone, lanciando il progetto ideato da entrambi Italia, America e Ritorno. La platea è quella delle grandi occasioni e l'applauso che accompagna all'ingresso di Parigi in sala d'armi a Palazzo Vecchio è eloquente. Dean Martin, Frank Sinatra sono quasi come fratelli. E con questo progetto spera di rilanciare la canzone melodica in Italia e nel mondo. E sono bellissime, che sono canzoni melodiche, italiane, non fiorentine, non romane, sono italiane, sono meravigliose. A me l'arduo compito di ricantarle. Un artista a tutto tondo, veramente. Io l'ho conosciuto a cantare stornelli e canzoni fiorentine come Spadaro, come Narciso, con quella intensità di voce che proviene dal cuore. Il grande cantante fiorentino, interprete della tradizione melodica italiana e ambasciatore della fiorentinità, infatti è il direttore artistico di questo progetto, di questo disco, che vedrà le sue canzoni interpretate dal giovane Lorenzo Andreaggi. Un progetto che ha coinvolto personaggi molto importanti come Irene Grandi e Stefano Bollani e che è stato presentato nella sala d'arme di Palazzo Vecchio. Pensate solo alle sue canzoni, al suo studio sulla tradizione musicale fiorentina, ma che è saputo essere interprete nel mondo. Ai suoi concerti negli Stati Uniti, Narciso Parigi portava milioni di persone. Ora, a oltre 91 anni, Narciso lascia lo scettro al giovane Andreaggi. La differenza e il punto qualificante di questo progetto è proprio il passaggio dei testimoni fra questo monumento della canzone italiana che è Narciso Parigi e Lorenzo Andreaggi. Lui l'artista bravissimo in tutto e io il giovane al primo debutto. Ma se non puoi,
tornare.